È riuscito davvero a comunicare la speranza, Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, un insieme di 600 associazioni, nomi e numeri contro le mafie, intervenuto a Cassano Allionio, nella Chiesa Cattedrale, domenica 4 maggio, dopo la Santa Messa concelebrata col Vescovo Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, in un affollato incontro con giovani e adulti, primo momento delle iniziative programmate aspettando Papa Francesco, che sarà in visita pastorale alla diocesi calabrese il prossimo 21 giugno. Questa presenza del Vescovo, questo Vescovo, l'arrivo del Papa aiuterà molti a riflettere, a porsi delle domande in più. Il Papa non ha mai mandato dire quello che sente profondamente per portare dei segni di speranza ma anche di impegno, però di denuncia ma anche di proposta. Certamente la parola del Papa graffierà nelle coscienze, ma la parola del Papa, non dimentichiamolo, parte sempre da radici molto profonde, che è la parola di Dio, che è una parola a volte scomoda, difficile, anche se carica sempre di affetto e di rispetto per le persone. Il Papa certamente dirà che un cristiano è chiamato alla testimonianza cristiana, ma anche ad assumersi la propria parte di responsabilità civile. Il Papa ama una Chiesa capace di saldare la terra con il cielo. L'ha già detto che non vuole i cristiani da salotto. E questo dono immenso, immenso, immenso di Dio. Questa volta lo Spirito Santo c'era proprio, no? Quel conclave, lo Spirito Santo stavolta c'era proprio, ma proprio c'era, che ci ha donato Papa Francesco. Il Papa Francesco, tutti dicono che bravo, che eccezionale, fa esattamente, voi lo sapete molto bene, quello che 2000 anni fa Gesù Cristo ha chiesto a tutti i cristiani di fare, vivere il Vangelo. Don Ciotti, amico di Monsignor Galantino, ha accolto l'invito a testimoniare la sua fede, il suo servizio nella Chiesa e tra la gente. E così il prete, che ha fatto del coraggio una bandiera e uno stile di vita, ha confidato alle centinaia di persone presenti come ha mosso i suoi primi passi da sacerdote per strada, da un incontro che gli cambiò la vita e che portò 50 anni fa alla costituzione della celebre Fondazione Abele. La strada, la lotta alla mafiosità, che è più pericolosa dell'economia della mafia. Le mafie che temono la Chiesa, gli incoraggiamenti ai giovani a non fermarsi davanti alle difficoltà e il noi, fatto risuonare in cattedrale a più riprese. Perché la speranza, ha detto Don Ciotti, è di tutti. Però la speranza o è di tutti o non è speranza. Perché anche la speranza è stata privatizzata da qualcuno. Quando si fanno delle politiche che favoriscono alcuni a scapito di altri, quando non si rispetta l'articolo 3 della nostra Costituzione, che è l'uguaglianza, allora la speranza viene un po' mortificata. Molte modalità che ci hanno accompagnato in questi anni hanno assassinato la speranza. Noi abbiamo 9 milioni di persone che vivono la povertà relativa, ma 5 milioni vivono la povertà assoluta. Abbiamo un disagio lavorativo impressionante nel nostro paese e 2,5 milioni di giovani che non vanno né a scuola e non hanno prospettiva di lavoro. Allora lotta alla corruzione, alla povertà, alla disuguaglianza vuol dire politiche sociali, vuol dire casa, lavoro, sostegno alle famiglie, un sano protagonismo dei giovani. Ecco, perché se no non usciremo fuori. Le parole sono malate, noi continuiamo a ripetere, alcune parole sono stanche. E noi vogliamo delle cose concrete, abbiamo bisogno di cose concrete, se no prendiamo in giro questi ragazzi. E c'è insomma una testimonianza autentica, quella di Don Ciotti, che ha comunicato davvero la speranza. Sì, penso che stasera non abbiamo scoperto niente di nuovo, abbiamo scoperto però l'esistenza di un uomo appassionato, appassionato di Dio, avrete sentito prima, no? Un uomo amante della Chiesa, che ama veramente la Chiesa, conosce anche quando la Chiesa ha fatto, ma tutto questo non gli impedisce comunque di guardare con grande realismo alla Chiesa, con grande realismo alla nostra storia, e proprio perché è uno che prega, è uno che è amante del Vangelo, vede sempre segni di speranza dove
ovunque, anche quegli ambiti o quegli ambienti che lui veramente conosce fino in fondo per il male che fanno, quegli ambiti nei quali davvero si consumano crimini, lui li conosce molto bene, ci sarebbero tutte le possibilità o tutti i numeri perché lui fosse un uomo scoraggiato. Invece avete visto che passione, che grinta, che voglia veramente di rimescolare le carte della vita di tutti quanti noi. L'incontro di questa sera inaugura i momenti di preparazione in vista della visita del Santo Padre nella diocesi di Cassano. Sì, abbiamo voluto, guardate, è stato veramente un dono provvidenziale perché Don Luigi, come ha detto più volte, è venuto unicamente perché si trova in Calabria e siccome siamo amici da tanto tempo voleva venirmi a salutare, mi aveva detto anzi questo, nunzio vengo per salutarti, preghiamo un po' insieme e poi vado via. E ho detto scusi, dobbiamo pregare insieme tutti e due come altre volte, preghiamo questa volta con gli altri, abbiamo celebrato insieme la messa, poi gli ho chiesto il favore di incontrare un po' di gente, ma da un po' di gente avete visto cosa c'era in chiesa, penso che la nostra chiesa cattedrale non sarà mai stata piena e attenta come in questo momento, questo ci dice che c'è un desiderio straordinario di incontrare uomini e donne che ci credono veramente, testimoni veri, no? C'è questo grande desiderio e dobbiamo dire anche ahimè c'è una penuria di queste persone, per cui bello questo invito che Papa Francesco ci sta facendo continuamente a riprendere in mano la storia, a sentirci protagonisti veri, belli e umili di questa storia.